dimmi, da quanto aspettavamo questo libro? Io personalmente lo aspettavo dal 25 di maggio dello scorso anno. Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Dunque, oggi finalmente riusciamo a parlare di Better 2, Dannazione, di Carrie Layton, uscito lo scorso mese. Finalmente, tutti lo aspettavamo, chi ha letto il primo. È stato un patimento aspettare. Ringrazio Vassalani per avermelo mandato e ora ne parliamo un pochino. Io vi ricordo di mettere mi piace al video, di iscrivervi al canale, di commentare se vi va e se a fine video volete acquistare il libro. Qui sotto trovate il link di affiliazione per Amazon e poi trovate anche un altro link dove vi metto tutti i libri che leggo e che mi piacciono divisi per genere, quindi se non sapete cosa leggere potete andare a dare una spulciata per avere qualche idea su cosa leggere. Dunque, essendo il secondo, io non voglio fare spoiler, anche se sarà difficile, però comunque secondo me è un libro di transizione. Better è una storia che è nata su Wattpad, non so se in tanti lo sapete, insomma, quindi c'è tanta gente che praticamente questa storia l'ha già letta, su Wattpad è finita. Io mi ricordo quando lessi il primo, andai su Wattpad, no? A cercare di leggermi il continuo, però dalla fine del primo libro ai capitoli che erano presenti su Wattpad c'era un buco. Praticamente i capitoli che c'erano disponibili su Wattpad è quasi, diciamo, quasi la fine dei lui era. Quindi c'era un buco veramente grosso. Molto probabilmente avevano già levato i capitoli in previsione dell'uscita del secondo. E quindi c'è tanta gente che sa come va a finire. E a me hanno detto appunto che è un po' un libro di transizione. Il terzo sarà proprio boomy. Se dovessi descrivere questo libro in una parola, due parole, montagne russe. Perché è un continuo di litigate, litigano la sera, la mattina, e poi dopo 2 ore fanno pace, poi rilitigano, poi rifanno pace. Cioè, un'ansia più completa. Quindi capisco perché Carrie Layton l'ha intitolato Dannazione, perché i protagonisti ci fanno letteralmente dannare in questo libro. Però a me piace comunque come genere. Alcuni mi hanno detto, a me ad esempio ricorda After. Io l'ho letto After, ragazzi, però l'ho letto appunto anni fa quando uscì. Anche a me ricorda After, però è scritto in maniera completamente diversa a parer mio. O l'ho letti in tempi diversi, perché After li ho letti, quanto tempo fa è uscito? 7-8 anni fa, e quindi li ho letti quando avevo poco più di 20 anni, questi io lo sto leggendo quando ho 30 anni, quindi io li sto leggendo con un occhio diverso, però secondo me proprio c'è una scrittura, ecco, diversa. A me poi questo trope dove si prendono, si mollano, mi piace tantissimo, mi fa dannare, mi arrabbio, perché mi arrabbio tantissimo su determinati comportamenti di lui, di lei, perché magari vorrei che lei tenesse più il punto delle volte, lui che fosse meno tenebroso, oppure che la trattasse meglio, che non se la prendesse per determinate cose, cioè io mi ci immergo proprio, mi dovreste sentire quando leggo. Però ecco, non a tutti piace questo trope, dovete essere consapevoli appunto di cosa trovate. Oltre poi a litigare, fare pace, la maggior parte delle volte che fanno pace fanno e quindi ci sono tante scene spicy. Più o meno rispetto al primo, siamo lì. Forse qualcosina di meno, forse. Non vi posso dire il perché, però per chi l'ha letto a un certo punto poi della storia succedono delle cose, però ora non lo so, ditemi voi chi l'ha letto tutte e due. Secondo me qui ce ne sono leggermente di meno, però io adoro la scrittura di Carrie, non vedo l'ora che esca il terzo. A questo punto io penso che il terzo esca dopo l'estate, ho paura. Visto che è uscito ora da poco, non penso che lo facciano uscire prima dell'estate. L'estate è un po' un periodo morto per l'editoria, esce poca roba. Fortunatamente così noi abbiamo tempo di recuperare tutte le cose che abbiamo in lista.
Ecco, però io ho paura che dovremo aspettare fine estate. Spero di sbagliarmi. Appena abbiamo una data, io sugli altri social comunque ve lo faccio sapere. E niente, a me è piaciuto, me lo sono goduta un pochino di più, non me lo sono mangiata. E niente ragazzi, fatemi sapere se lo avete letto, cosa ne pensate, vi è piaciuto più questo, vi è piaciuto di più il primo, vi aspettavate di più, vi aspettavate di meno, fatemi sapere. Io come sempre vi ricordo che qui sotto trovate i link per gli altri miei profili social, vi mando un bacione e ciao a tutti!